Ciao ragazze, benvenute in questo nuovo video e grazie a tutte le nuove iscritte, i nuovi iscritti e grazie a tutti quelli che continuano a seguirmi settimana dopo settimana. Prima di iniziare con il video di oggi, che come avrete già letto è Promossi e Bocciati di marzo, voglio dirvi che il mascara che indosso è questo, il Lashes Go Wild della Essence, e ho fatto una recensione molto dettagliata, completa di foto sul blog che ho aggiornato e quindi vi lascio il link nell'info box o comunque potete trovarlo anche sulla mia pagina Facebook. Tutto il resto invece che ho indosso potete sempre trovarlo sempre nell'info box sotto il titoletto Cosa indosso e troverete tutto. Comunque se volete qualche delucidazione, qualche spiegazione, basterà che me lo chiedete nei commenti e io vi risponderò. E che ho usato, penso, sì, al 90%, è un blush, è questo. Ve l'ho già presentato in un video haul e anche in questo caso vi lascio il link sia alla fine di questo video sia nell'info box qui sotto. Questo è della Famous Cosmetics ed è un brand made in London, made in UK, ed è il First Day Blush e la colorazione è il Penelope, 7,5 grammi di prodotto e il prezzo non me lo ricordo, ma ve lo scrivo sotto. Allora, tolto questo specchio gigante, la colorazione è Penelope ed è questo rosa chiaro tendente al beige. Un blush veramente molto delicato che lascia semplicemente una leggera, leggerissima chiazza. Non è particolarmente scuro, non è troppo pigmentato, però piace, a me piace molto questo blush perché lascia appunto quell'alone naturale che appunto illumina il viso e lo sto utilizzando veramente tantissimo. Dico lo sto utilizzando perché sebbene oggi ne abbia un altro, è quasi quotidianamente quello che utilizzo, perché alla fine, tolto il fatto che è molto molto comodo, si sfuma molto molto bene, molto in fretta, quindi anche quando uno è di corsa questo blush è rapido e poi essendo il colore un colore molto naturale va bene con qualunque tipo di rossetto, outfit e appunto va veramente bene in ogni occasione. La durata non è lunghissima, però dura quelle 3-4 ore e vi ripeto, non vi aspettate un blush super pigmentato, però è veramente un blush che dà un leggerissimo colore che trovo fantastico da usare tutti i giorni. Ve lo consiglio veramente tanto. Se avete la possibilità di acquistare di questo brand, sicuramente acquistate un blush. Ci sono anche colorazioni un po' più pazze, un po' più scure. Personalmente io ho scelto questa perché mi mancava come colorazione, mentre invece gli aranciati, i rosati, più fucsiati ne ho diversi. E sono veramente contenta della mia scelta. Quindi promossa a pieni voti e consigliatissimo. Il prodotto Down, invece, quello che proprio non mi è piaciuto e sconsiglio ed è anche stato deludente è un deodorante, ovvero questo della Nivea, il Nivea Invisible for Black and White, ed è il deodorante spray. Qua dice appunto delicato sulla pelle, che non lascia residui bianchi e aloni gialli. Ed è un antitraspirante che dura fino a 48 ore. Io sono 150 ml e un paio di. Non lo so. Avevo già utilizzato il roll-on, quindi ho comprato questo quasi a colpo sicuro perché mi serviva lo spray, il deodorante spray, e ho detto, visto che con roll-on mi sono trovata benissimo, anche se ovviamente io non sono solita mettermi l'abito come quello della pubblicità, metà bianco e metà nero, però trovo che sia comunque abbastanza molto utile il fatto che sia con dei capi più chiari sia con dei capi più scuri non lasci segni, aloni e quant'altro. Quindi sono andata a colpo sicuro e poi in realtà mi sono trovata un deodorante che puzza. Lo so, sembra una cosa strana, però non so se sia questo in particolare, non so assolutamente cosa dirvi, ma so che tutte le maglie che uso con questo deodorante poi iniziano a puzzare talmente tanto che sembra che io non mi sia lavata e quindi la cosa è alquanto insolita e abbastanza imbarazzante. Parlando con la mia amica Gaia, che tra l'altro le mando un bacione grandissimo perché è a Roma per un master, ciao tesoro,
Parlando così, lei mi fa, ma magari devi spruzzarlo e poi aspettare alcuni minuti che asciughi. Ed è quello che ho fatto. Infatti, normalmente, sapendo già a cosa andavo incontro, ho utilizzato questo deodorante e poi ho lasciato passare 5-10 minuti prima di mettermi la maglia. Il risultato è stato lo stesso. Nel momento in cui va una maglia a maniche lunghe, ma anche larga, come può essere quella che indosso oggi, va a toccare questo deodorante, l'odore diventa veramente molto forte. E già di suo non ha una profumazione particolare, comunque bellissima, nel senso che si sente proprio un po' il sintetico, però nel momento in cui appunto va a contatto con la pelle e uno suda un pelino, l'odore che la lascia, che emana, è veramente bruttissimo, irritante, quindi ve lo sconsiglio caldamente perché se no poi non sapete come usarlo. Infatti sto cercando di finirlo, ma ci sto mettendo più del previsto. Anche per questo mese spero di avervi dato due prodotti, consigliato due prodotti nuovi o comunque che vi possano realmente piacere. Sono contenta appunto che questa rubrica vi piaccia, spero di sì, fatemi sapere. Vi chiedo scusa se ne ho fatto veramente molti video ultimamente di questa rubrica, ma ero rimasta indietro e avevo piacere di comunque proporvi, come ho sempre fatto, un prodotto per ogni mese. Io vi mando un bacione grandissimo e vi aspetto per al prossimo weekend, per il prossimo video, tra l'altro un video speciale perché sarà in occasione della Pasqua. Vi mando un bacio, ciao!